Oggi voglio parlarvi di extension line e di family brand. Molto, troppo spesso vengono confusi e troppo spesso vengono cambiate le carte in tavola, le regole del marketing anche da chi si spaccia come addetto ai lavori. Negli ultimi anni ci sono stati i fenomeni del palcoscenico o dell'online che hanno bannato e hanno urlato, gridato contro i filistei che non si potevano fare le estensioni di linea. Realmente oggi con questo video voglio sfatare questa bugia, perché detto da me, che comunque faccio parte della Trout & Partners e sono l'unico referente italiano di Jack Trout, che assolutamente sono per la focalizzazione, però dobbiamo anche essere consapevoli che se sei stato più di una volta in sale riunioni, hai parlato con chi fa parte della PMI italiana, cioè diciamo l'azienda media che ha una ponderata rilevante a livello nazionale, fattura magari dai 60 ai 100 milioni di euro, oppure parli con le multinazionali, sappiamo benissimo che l'estensione di linea a volte è richiesta dallo stesso buyer, o dagli stessi investitori, o dal consumatore. Bisogna capire, perché è molto sottile e molto labile la linea d'ombra invisibile per far sì che sei troppo avanti e allora sbagli a fare l'estensione di linea o stai troppo indietro. Però prima di tutto facciamo chiarezza. Che cos'è l'estensione di linea e che cos'è la family brand? Partiamo dalla family brand, che è molto semplice e comprensibile. Un esercizio di una realtà italiana che ha fatto una family brand eccezionale è appunto Kinder, il brand Kinder, che ha fatto una family brand con ogni singolo sub brand. Quindi c'è una livrea, un mood grafico, una brand image molto 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 identificativa, e ogni singolo prodotto ha un sub brand che può essere Kinder Sorpresa, Kinder Delice, Kinder Pinguì e via dicendo. Quindi ognuno ha il proprio sub brand, sono nelle categorie degli snack dolci, delle merendine, però realmente ognuno va a presidiare con il suo sub brand la sua singola sottocategoria, e questo è molto comprensibile. Questa è la classica cosa da fare a livello di family brand. L'extension line, che come dicevamo prima, molti dicono assolutamente non è da fare, invece è una cosa che è fattibile, bisogna comprendere. Cioè, l'esempio che faccio spesso è: se tu sei Porsche, fare l'extension line è una cosa che va compresa, perché ha un posizionamento molto chiaro Porsche, no? Dove è il 911 e magari vuoi fare il Cayenne perché serve il SUV o serve il Panamera, non puoi fare la City Car. Però se vai a fare una family brand nuova e entri in una categoria che non è la tua e vai a fare gli occhiali di Porsche, assolutamente è una cosa che non va a intaccare il posizionamento di Porsche. Mentre se andasse a fare la City Car, Porsche andrebbe a intaccare il suo posizionamento. Mi voglio spiegare meglio nello specifico quello che magari può essere un caso studio eclatante d'oltreoceano, esempio Colgate, che è posizionato come la prevenzione dentale nei dentifrici, quindi è un posizionamento molto chiaro di Colgate, tra l'altro è un brand leader in questa categoria, e fa estensioni di linea come questo, che diciamo non è esattamente il suo posizionamento, no? Perché qua stiamo parlando di denti più bianchi, non stiamo parlando di prevenzione. Qua al limite c'è una triplazione, quindi c'è la protezione delle carie, i denti più bianchi e l'alito fresco, perché sicuramente un'altra peculiarità di Colgate è quella del gusto alla menta
e sicuramente ci sono state anche delle estensioni di linea nei dentifrici, questo sempre fattibile, proprio per il semplice motivo che magari sono andati su un gusto non mentolato per un target più bambino. Quello che ha fatto Colgate qualche anno fa con, diciamo, un fallimento totale è stato prendere il brand di Colgate e metterlo nei primi piatti surgelati. È stato veramente un autogol. Quindi è fattibile fare l'estensione di linea nella propria categoria. Già fare cose di questo tipo per Colgate, fare spazzolini da denti, è un upselling, un cross-selling più che un upselling da parte di Colgate, ma non è esattamente l'esercizio che a me piace fare o piace vedere, perché in quella categoria c'è già Oral-B e Oral-B ha provato e fa anche dentifrici, ma essendo del gruppo Procter & Gamble, c'è già Z che ha un suo posizionamento molto chiaro all'interno di quella categoria, quindi non devi andare a creare dei prodotti che vanno poi a cannibalizzare quello che è il tuo posizionamento, il tuo prodotto, la tua categoria. Quindi due cose da portare a casa da questo video: che cos'è le family brand e che cos'è l'extension line da capire, da comprendere. Da fare l'extension line assolutamente quando ne abbiamo la possibilità e quando il mercato lo richiede, ma assolutamente bisogna andare da dei professionisti che sanno come farlo e come comportarsi e capire che brand abbiamo, dove stiamo lavorando, in che categoria e che possibilità abbiamo rispetto agli altri player di mercato. Molto molto difficile da fare e da comprendere a livello di sia da parte del mercato e sia da parte degli addetti ai lavori, molto facile dell'errore. Io con il video di oggi vi lascio dicendo sempre che non esiste un prodotto di qualità senza che il package stesso trasmetta la qualità del prodotto.